Ciao ragazze, buongiorno e benvenuti in un nuovo video review. Finalmente riesco a parlarvi di lui. È un altro laser, sì. Però diversamente da quelli che vi ho presentato in passato, questo ha una particolarità. È un 3-in-1. Ora, vi prego, se siete interessati all'argomento, restate, ascoltate, perché ci tengo tantissimo a parlarvi di questo laser. Se volete vedere la dimostrazione, andate direttamente al minutaggio che vi apparirà qua sotto. In alternativa, se non siete esperte in materia, perché ho letto commenti agghiaccianti sotto a quella che è stata la mia review in passato sul il laser della, non me lo ricordo, comunque una delle mie prime review dove vi mostravo quali erano i miei problemi evidenti, che oggi fortunatamente non ce ne sono più, e ora ne parliamo. Quindi questo sarà anche un video aggiornamento su quella che è stata la mia evoluzione rispetto a 3 anni fa. Detto questo, inizio a parlare, quindi leoni da tastiera. Ripeto, mi rendo conto che molti si mettono lì e dicono la sua. Ci sta, potete dire quello che volete. Però ecco, se non siete qualificate, se non siete dermatologhe, se non siete ginecologhe, se non siete estetiste qualificate nella materia di cui sto parlando, lasciate stare. Lasciate stare. Allora, da dove iniziamo? Ve lo mostro. Il laser in questione è questo qui ed è della Disease. È un laser 3-in-1. Che significa? Significa che funge da laser, corpo, epilatore, epilazione definitiva, ecco. Io la metto sempre tra virgolette la definitiva, perché comunque non è mai definitiva. Considerate che io sto facendo il laser da 1 anno e mezzo. C'è stata la riduzione del buon 70%. Quindi io la crescita la vedo dopo 2-3 mesi, e cioè per me è wow, qualcosa di incredibile. Quando poi vado a rifare la seduta, ovviamente ricrescono, però a distanza di 15-20 giorni cadono. Ora, in passato io mi ero avvicinata ad articoli simili, low cost, il primo me lo feci regalare da mia mamma. Ricordo che in primis avevo sicuramente fatto un utilizzo sbagliato di quel laser, nel senso che l'avevo utilizzato proprio in maniera errata. Io passavo il rasoio così come dicevano, poi passavo il laser, a distanza di 3-4 giorni vedevo che ricrescevano e duri e forti, e io, presa dal panico, all'epoca non c'erano le mascherine, ero lì a strapparli con la pinzetta, e quindi non solo si è triplicata la problematica, ma proprio ero a disagio, ero completamente a disagio. Ad oggi, che appunto 2 anni fa mi sono avvicinata a quello che è un centro specializzato per epilazione definitiva, io vi dico che ho visto dei netti miglioramenti. Inizialmente mi ero avvicinata a un centro che faceva epilazione, ma non nasceva solo per quello, nasceva anche per un centro di dimagrimento, ma io non ci sono andata per quello, semplicemente perché era molto vicino da casa mia. Però appunto la signora non era proprio qualificata, quindi di conseguenza che è successo? È successo che mi ha bruciato il pigmento della pelle, e io mi sono ritrovata con questa macchia che a oggi, per fortuna, insomma, non si vede più, ma durante il periodo estivo con l'abbronzatura ero tutta abbronzata con una macchia bianca qui. Accantonata la signora, sono andata appunto in quest'altro centro con la quale ho stretto un buon rapporto, ma mi va male qualche seduta, e mi ci sto trovando bene,
è sicuramente non proprio economico, però io sto vedendo i risultati. Ora, io sto trattando tantissime le zone un po' più comuni del corpo, quindi gambe, bikini, e per quello che era il mio problema, quindi un problema ormonale dovuto alla crescita di alcuni peletti che appunto crescevano qui sul mento, io ci sono andata principalmente per quello, vi posso dire che per quanto riguarda la zona gambe, già dopo la quarta, quinta seduta avevo visto una riduzione, questo anche per la zona bikini. Per quanto riguarda il mento, ci sono volute 10 sedute in più quelle di richiamo. Ora io vado a fare una seduta di richiamo ogni 2-3 mesi, e se consideri che in passato io tiravo con la pinzetta una volta ogni 2 giorni, wow, e in tutto questo mi rimanevano delle cicatrici, perché stare lì con la pinzetta a tirare, insomma, non è proprio il massimo. Quindi vi ho parlato di questo. Detto questo, è anche vero che mi sono voluta avvicinare a un attrezzo del genere, quindi fai una spesa e poi comunque vai ad ammortizzare durante il tempo, perché io ogni volta che vado a fare una seduta di laser alle gambe, per dirvi, pago 70 euro, ora è vero, dici, magari lo fai una volta al mese, una volta ogni 2 mesi. Quando la faccio al mento la pago 15, quando la faccio alla zona alba la pago altre 15, quando lo faccio zona bikini 35. Considera che nell'insieme ogni volta che vado a fare la seduta supero le 100 euro. Quindi ho detto, perché anziché continuare a fare le sedute di richiamo non acquisto un attrezzo che sia valido, un po' più costoso, però che appunto mi serve come attrezzo di richiamo valido. Questo qui non funge solo da epilatore a luce laser, ma funge anche da laser per acne. Quindi se avete delle problematiche di acne, e sapete quanto io ne ho sofferto in passato, ne ho sofferto proprio tanto, questo attrezzo sicuramente può fare al caso vostro. Ora, io per fortuna non ho più acne. Se mi chiedete come l'hai curato, è andato via da solo. Semplicemente ho fatto un attimino più attenzione, però per il resto è andato via da solo. Però ci sono dei segni che probabilmente voi non vedete, ed alcune macchioline che sono rimaste, che comunque hanno a che fare con l'acne, perché non sono brufoletti classici, cioè ce l'ho da un mesetto, quindi è acne, che voglio rimuovere con lui. Quindi ora, appunto, io ve lo presento, ve lo mostro, vi faccio vedere cosa danno in dotazione. È fatto in questo modo qui, e l'ho preso anche perché, oltre a fare queste sedute di richiamo, io vorrei trattare anche le 2-3 zone che appunto non tratto nel centro estetico, come ascelle, braccia e basta. E basta. Attualmente è baffetto. La zona baffetto io stavo iniziando a trattarla, però vedevo dei miglioramenti anche con quella che era la luce pulsata che avevo a casa, un attrezzo un po' più economico, quella di cui vi parlai tantissimi anni fa. Per non buttarla, insomma, ho detto vabbè, proviamo. Effettivamente stava funzionando. Poi quando sono andata a fare il laser, mi sono resa conto che comunque non arrivava qui, in questi punti qui, che è più faticoso. Questo qui è fatto in questo modo qui. Se volete andare alla dimostrazione, andate avanti. È fatto in questo modo qui, quindi comunque ci arrivate, e ci arriva in maniera ampia. Io per trattare la zona utilizzo anche una matita bianca, ma questa lo vedrete dopo. Qui ha il tasto di congelamento per raffreddare la parte, di modo che quando poi l'ho andata ad accendere, in primis aumentate l'intensità in base a quello che non vi dovete bruciare,
dovete sentire un odore di bruciato, perché prima di bruciato riguardante i peli, ecco, prima di passare il laser dovete radere la zona, quindi passate il rasoio 1-2 ore prima, se volete anche il giorno prima. Ad esempio io sul baffetto l'ho passato ieri, sulle braccia sono appena uscita dalla doccia. Non vi faccio vedere la zona ascelle, lo faccio magari da sola, però al massimo poi insomma poi vediamo se ve lo faccio vedere. Allora, qui ci sono tre ricambi, e sul fogliettino che vi danno appunto sempre in dotazione, ovvero questo qui, c'è proprio scritto a cosa servono. Ora aspetta che se riesco leggo, ok, HR, aspetta, c'era questo qui, comunque HR è per l'acne, questo qui è per l'acne, questi qui sono per le zone appunto gambe, braccia e zone un po' più delicate. Comunque ora andiamo a vedere anche con la questione occhialini, che dovete mettere perché i raggi comunque possono danneggiare la vista, però non vi fate influenzare dal fatto che i raggi possono danneggiare la vista. E poi niente, c'è appunto il macchinario con tanto di presa, non riesco, ok, che va messo in questo modo, ok, qui va inserita la presa, e ora appunto vi faccio vedere come funziona. Eccoci qui. Allora, vado a inserire l'HR, non so se riuscite a leggerlo, ma c'è scritto qui, ora bianco su bianco, c'è scritto proprio HR, comunque è tutto scritto sul foglietto, c'è scritto a cosa serve l'HR, l'altro, l'altro. Allora, questo qui serve, eccolo qui, quello un po' aranciato, serve per le piccole zone come baffetto, mento, ascelle, zona bikini. Come si inserisce? Vedete che qui c'è una piccola stanghetta, ok, la stanghetta va inserita qui, cioè niente di complicatissimo, è semplicemente, ok, la vai a infilare così. Ora prendo il macchinario, l'appoggio qui e vado semplicemente a inserire la presa. Allora, mi sono dovuta spostare, vi farò vedere prima la zona baffetto, poi vi farò vedere la zona braccia con un altro dischetto, e poi faccio con voi una prova sul viso per la questione acne. Allora, iniziamo con la prima prova. Ho attaccato, come potete vedere, tutti i fili, questo appunto è il dispositivo spento. Una volta acceso, è digitale, quindi si accende semplicemente tenendo un attimo pigiato, riconosce l'HR, quindi anche se magari si scolorisce, ma non si scolorisce perché è inciso, il dispositivo non si sbaglia. Come potete vedere sono 0 pulsazioni, inizierò proprio con voi. E niente, in questo momento si sta raffreddando questa parte qui, come è normale che sia, prima di lanciare la luce, il getto, quindi questa è proprio fredda. E se volete, una volta finita la seduta, potete lasciare il freddo per ricongelare la zona, magari vi sentite un po' arrossate, altrimenti semplicemente spegnete. Ok, in questo caso qui c'è solo una tacchetta, io lo vado a mettere a 3 e inizio sulla zona, quindi qua, zoom un attimo. Ricordate di passare prima il rasoio e andate. Qua c'è il pulsantino.
inutile dire che è indolore, quindi non sentite niente, a meno che non siano le prime sedute. Comunque vi consiglio di non aumentare a più di 3 se non in futuro. E l'altra cosa che vi consiglio è quella di stare attenti alla vostra carnagione. Ovviamente se avete una carnagione molto chiara come la mia, non è un problema, però se avete una carnagione scura e iniziate con la 3, vi andate a bruciare, quindi andateci comunque piano. Ok. Poi è partito l'automatico. Come parte l'automatico? Semplicemente, vedi, c'è scritto qui A, riconosce, comunque in questo caso sono 16 impulsi, riconosce la pelle e va. Allora, ora io non lo sto facendo, però è meglio passare, se ce l'avete, così che ruppi il macchinario, se ce l'avete è meglio passare una matita bianca sia sul contorno labbra che sui nei, perché se c'è il bianco non va a leggere il pelo. Quindi questo è il movimento che dovete fare. Ovviamente se utilizzate questo piuttosto che l'altro dispositivo è più o meno uguale, ad esempio qui non lo legge perché forse qui non ci sono peli. Quindi continuo qui ed è più rapida, sì, non ho messo neanche gli occhialini, sono più incosciente. Considerate che io già stavo facendo alcune zone. Aspetto a rimuovere. Ok. Ah, certo, così non è il massimo della comodità. Comunque vi faccio vedere ad esempio qui. Qui l'ho sentito un po' di calore, perché forse qui sono un po' più scuri. Ah, già so che le esperte ora inizieranno a dire si fa così il laser. Comunque vi lascio il link nel box informazioni e vi aggiorno, se volete, scrivetemi un commentino, nei prossimi video. Allora, visto e considerato che comunque ho fatto con voi praticamente seduta a baffetto, seduta ascelle, non seduta a braccia perché mi ci vuole un po' più di tempo, lo faccio comunque più tardi con calma, direi che possiamo andare a cambiare la testina e fare la seduta viso per l'acne, così vi mostro anche come funziona. Questa è la C, quindi acne. E appunto, ora vi mostro, vediamo se riesco a farvi vedere anche la scritta AC da qualche parte, qua. No, vabbè, fidatevi, c'è scritto AC, non riesco a leggere neanche io, però, vabbè, c'è scritto AC, anche questa si mette nello stesso modo, facilissima da mettere. Accendiamo il dispositivo, si legge AC, ora io non ho niente, quindi
a parte, però ovviamente se volete a fine seduta potete mettere una crema. Questa l'ho lasciata uno, eh. Proviamo qui dove ci sono. In questo caso va a migliorare anche la pelle. Oh. Faccio una cavolata. Allora, io direi che può bastare come prova dimostrativa, anche perché, voglio dire, il video è durato anche tanto. Ragazzi e ragazze, se avete domande, curiosità o volete dei video aggiornamenti su questo attrezzo, fatemelo sapere con un commentino e io ovviamente proverò a farvi un video il prima possibile. Considerate comunque delle tempistiche, almeno un mese e mezzo, due, perché ci vuole del tempo per quanto riguarda braccia e ascelle, quindi mi impegnerò con voi per mostrarveli in futuro. Spero che questo video vi abbia tenuto compagnia, abbia chiarito qualche vostro pallino. Io ringrazio ancora il brand, vi lascio il link nel box informazioni, vi mando un enorme bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!